di un progetto che è stato finanziato dalla Regione Emilia-Romagna, che ha scelto Castelnuovo Monti come sede, come centro federale dello sport per i sordi. È importante, è un bel riconoscimento per la capitale della nostra montagna, e la chiamiamo così, Castelnuovo Monti. Ebbene, c'è stato 2 settimane or sono il raduno della nazionale femminile sordi, e in questo ultimo weekend invece il calcio a 5 femminile, calcio a 5 femminile. Le immagini che vedete, appunto, si riferiscono a che cosa? A questo raduno, e c'è stata la collaborazione con il comune di Albinea, che ha messo a disposizione la nuova palestra del circolo tennis proprio per questo raduno della nazionale calcio femminile che si sta preparando per i campionati europei di calcio a 5, che ha affrontato, le immagini si riferiscono appunto a questa gara. Il Carossa Bagnolo, che è la squadra di Serie A2, ovviamente femminile. Il punteggio poco importa, vabbè, ha vinto 4-2 il Carossa Bagnolo contro la nazionale sordi femminile, ma insomma non era questo l'importante, era un allenamento. Allora, questa collaborazione tra Castelnuovo Monti e il comune di Albinea ce la spiega meglio Daniele Menozzi, che è l'assessore allo sport del comune di Albinea. Tutto nasce da una chiacchierata e da una molto volentieri disponibilità che abbiamo voluto dare al comune di Castelnuovo Monti, che ha iniziato questo progetto pilota davvero meraviglioso. Sicuramente a loro dobbiamo dire grazie, come dobbiamo dire grazie alla regione che ha sposato questa causa, chiamiamola così, e quindi ha messo a disposizione questo inizio, questo incipit. Noi come comune di Albinea, con la struttura dove siamo oggi, cioè la palestra comunale del circolo tennis, palestra nuova che ha la possibilità in termini di ampiezza, in termini comunque diciamo così di struttura in sé, di poter ospitare eventi. Questa è un'occasione. Abbiamo colto immediatamente la possibilità, con questo raduno di marzo e con quello che ci sarà a giugno, di dare a queste ragazze, appunto, che sono qui con noi, e a giugno ai ragazzi del calcio a 5, maschile e femminile, sordi, questa occasione di trovarsi, di radunarsi e di poter, appunto, iniziare il loro cammino professionistico. La cosa molto bella, se posso aggiungere, è che sabato mattina abbiamo avuto un'occasione, grazie a Carocco che ha fatto un lavoro meraviglioso in questi giorni, ma anche per l'impegno che ha dato fino adesso, di incontrare le scuole, di incontrare i ragazzi e le ragazze delle medie, ed è stato secondo noi anche un bellissimo momento di confronto nella difficoltà di dover imparare nuovi linguaggi, nuovi metodi comunicativi, ma nello stesso tempo nel poter capire che anche nella fragilità lo sport certamente ne è un esempio di unione e di inclusione. Questo sicuramente è stato un messaggio particolarmente incisivo. E non mi è piaciuto tanto. Nel linguaggio LIS, il linguaggio appunto per i sordi, avete sentito l'assessore Daniele Menozzi che parlava di questo incontro. E durante l'incontro con l'Istituto Comprensivo di Albinea, insomma, gli studenti hanno fatto delle domande più semplici, ma anche le più interessanti per la serie: come fate a fare sport? Come si comunica con l'arbitro, e poi anche al di fuori, non so, quando andate a fare la spesa o sul posto di lavoro. E poi c'è stato ovviamente anche altre domande significative, cioè c'è stato: voi ragazze del calcio a 5 nazionale femminile sordi, tifate per qualche squadra, come fate a dire la vostra squadra, per esempio? Allora hanno detto: per noi la Juventus e la GEI, quando parliamo della Fiorentina scriviamo, mimiamo il Giglio, quando parliamo del Torino le corna del Toro. E qualcheduno ovviamente gli ha anche detto: vabbè, e se una fosse tifosa della Reggiana, come indicate la Reggiana? Beh, adesso ve lo facciamo vedere, bellissimo veramente. Teste quadre, teste cubo, le teste quadre, e così si tifa Reggiana, va bene. Lasciamo questo.